Prego, prego Gianfranco. Tu hai fatto 5 motivi per tenere la bocca chiusa. Perché non gli richiami Gragnotti che gli dico io 5 motivi per tenere la bocca chiusa lui? Potrebbe essere un'occasione. Chiamalo, io dico io i 5 motivi. Allora ce li puoi dire tranquillamente. Prima di tutto ha detto che non gli frega un cazzo della signora Maria, la risparmiatrice, ma invece fa male, perché a me me ne frega molto, perché i consumatori dalle multinazionali, non essendoci una legge che tutela i poveracci, l'hanno presa in quel posto, ma amaramente, tanto è vero, guarda, non me lo devi far vedere, tanto è vero, i consumatori che sono rimasti fregati, prendono l'avvocato e gli fanno causa, forse si aggiusta qualche cosa, perché Cirio e Parmalat sono due scandali italiani, capito? A me la gente che poi arriva qui, che arriva qua e sembra che è innocente, mi fa rode proprio, capito? Ecco, gli innocenti stanno da un'altra parte. Allora, Gianfranco, io ti devo solamente dire che noi abbiamo incontrato... Ma non me ne frega niente, non mi devi di niente! Non mi devi di niente, ma non mi puoi invitare dopo un personaggio del genere, capito? Perché sono quelli che mi hanno rovinato la vita a me, ideologicamente. Quindi sta attento a quello che dici, che sono incazzato più di Hitler. Bene. Mi auguro che le conseguenze siano diverse. Cioè... Bene. Allora, l'intervista... Non gliene frega niente dalla Sora Maria, ma che cazzo sta dicendo? Posso? Ma se l'Italia è fatta dei piccoli consumatori, delle piccole aziende! Ok. Presentava un libro, ognuno ha il diritto di leggerlo e pensare quello sì, che ma crede. Ma come vuoi raccontare che nonno è morto di freddo? Che mese era? Agosto? Certo. Quando stava al polo? Dammi il bastone. Allora, l'intervista fotografica che adesso... Sì. Vivremo con Gianfranco. Io ti chiedo scusa. Ma di che cosa? Ho sofferto le vene dell'inferno. T'ho sentito. E ringrazio a Dio che poi hai fatto ridere, se no venivo su e te facevo piagne a tortorate. Beh, è sempre un piacere. L'intervista foto... Boh, spiego dopo. A tra poco col senso della vita. Non è... Bentornati, bentornati amici degli spettatori. Grazie per essere ancora in nostra compagnia al senso della vita. Dopo aver incontrato Sergio Gragnotti, Gianfranco Funari ha levato gli scudi e ha detto delle cose che sono il suo pensiero, corrette perché sono sue. L'unica cosa che voglio aggiungere a Gianfranco è che quello che tu hai detto è sicuramente vero e valido. Noi quando facciamo le domande qui al senso della vita facciamo solamente delle domande ed è una trasmissione dove ascoltiamo le risposte. Poi la gente... E perché a me non me fai a quel proposito? Poi la gente valuta quello che viene detto e si fa una sua opinione. Volevo dirvi che, vi stavo dicendo prima che partisse il sirventese di Gianfranco, che eccolo lì che gli parte il bastone. No, non è che mi parte il bastone, c'è boio di tanto con testa, è questo che non hai capito. Vabbè, fallo tranquillamente non al posso. Termine della puntata. Non fa mafini. Volevo dirvi, questa intervista fotografica è diversa dalle altre perché le foto di questa intervista fotografica sono state espressamente scelte da Gianfranco Funari perché ogni foto rappresenta per Gianfranco la voglia di dire, di condividere con tutti noi il suo pensiero, il suo ricordo, le sue idee. Tacabanda. Sì. Dunque, questo è il San Raffaele. È quasi casa mia. Quasi. San Raffaele di Milano. Ha preso un colpo quando c'è andato Berlusconi, perché Berlusconi credo che gli sia successo quello che mi è successo a me quest'estate. Tu eri molto scettico quando ho detto sto per morire. Ma me lo dici sempre. Ma io sto sempre per morire. Beh, tutti stiamo sempre per morire. No, io in modo particolare. Tu de più. Io, come mio padre, quando io dicevo a mio padre tutti stiamo per morire, mio padre mi rispondeva tu stai per morire, io devo morire perché ho 95 anni, non gliela faccio più. Adesso ti spiego. Quando ho finito la... È in aeroplano, mi vengono a PA. Subito. Si sono organizzati anche nelle sfere celesti, vengono con l'elicottero o con l'aeroplano. Una volta mandavano gli angeli. Allora, ti spiego. Ho finito la stagione l'anno scorso e allora con la mia dolce morena dico andiamo al mare, io ho una casa al mare, andiamo al mare e vado sulla spiaggia alle 11. È 11:10, dico a Moreno, oddio ci siamo, c'è qualcosa che non va.
andiamo a casa, chiamiamo il medico, quale mi dice? Scompenso cardiaco, è meglio che si ricovera, no? No, no, io non mi ricovero, voglio morire tra le braccia di mia moglie a casa mia. E il medico, per la prima volta, strano, mi dice no, ma non ti devi preoccupare Gianfranco, facciamo qualche cosa. Mi riempie di diuretici. I diuretici ti fanno fare molta pipì, però ti squilibrano i sali. Il potassio, certo, qua roba. Sali minerali. Dopo due giorni dice no, bisogna andare, sono andati in rianimazione al San Raffaele. Berlusconi è svenuto, potrebbe essere stato uno scompenso cardiaco, tant'è vero che l'hanno tenuto tra 4 giorni. Mi dispiace, gli faccio tanti auguri, glieli faccio in ritardo perché gli altri leccaculo che stanno in televisione li hanno fatti lì per lì, invece io gli faccio dopo per non stare in mezzo a qua a squadra là. Beh. Bene. Cambio? Prego. Allora, io sono stato sempre critico con Berlusconi, tant'è vero che ogni tanto ci ha avuto dei rodimenti con me, ma l'ultima finanziaria di sto capoccione qua, che a me non mi è mai piaciuto, dico mai, non lo dico adesso, non mi è mai piaciuto, non mi piace per nulla. Se mia zia Giuditta c'ha il calo depressione e va al pronto soccorso, gli danno un po' di sale, se ripia. Dopo, quando gli dicono 25 euro, che succede? Se incazza, zia Giuditta. Allora io vedo i pronti soccorsi pieni di medici e di pazienti. Mettiamo lì una telecamera e famo una fiction da lì. Quello che si dicono è una delle cose più disgraziate che siano fatte nella finanziaria. Non solo, perché nessuno capisce che al pronto soccorso non ci vanno le persone che si sentono male, ci vanno anche le persone che sono sole e hanno la sensazione di sentirsi male, hanno paura di sentirsi male. Quindi quella tassa è una ignominia. Va bene? È corretto. Prego. No. Ci sono delle puntate prima della morte di Borsellino dove io avrò detto 50 volte che ammazzavano Borsellino. Per me è stato di questi due magistrati un grande dolore, perché sai, stavano proprio lì, lì, morto Falcone, poi ammazzarono Borsellino. Fecero i funerali a Borsellino e io feci una puntata, una delle belle, delle più belle puntate della vita, perché la feci col cuore, con la sensibilità dei cittadini. C'era un vecchio magistrato che con una mano bianca mi diceva no, è finito tutto. Borsellino fu tumulato. La sera mi cacciarono via. Vorrei le ultime 13 puntate di Mezzogiorno Italiano. Ce avete voi. Se è possibile delle promozioni. Grazie. Basta. Prego. La definizione di un reato caduto in prescrizione non è il riconoscimento di innocenza, è prescrizione. Su questo equivoco il cittadino italiano è stato turlupinato, il suo reato è caduto in prescrizione. Ci sono 500 pagine della Cassazione e ci sono 30 pagine ridotte e ci sono 15 righe ridotte. Quando vuoi vengo qui e le leggo. Cassazione, chiaro? Prescrizione non significa assoluzione. Ci tengo perché loro non devono sapere. Prego. Devono sapere, è chiaro? Questo è l'uomo più odiato in Italia da certi politici.
È un uomo che ha sconfitto le Brigate Rosse, che ha fatto vivere la famiglia in un senso di angoscia terrificante, perché ha dovuto vivere a Palermo in un bunker per 7 anni, dove davanti alla porta di casa c'erano i sacchetti coi mitra. Lo sai perché è andato a Palermo? Lo so solo io. Perché pochi giorni prima di morire... C'è un po' d'acqua, per favore. Un ufficiale dei carabinieri andò da Caselli e gli disse: Caselli, Bersellino ha detto, per l'amor di Dio, non è ora da una pensione. Capito? Grazie. Scusate, figurati Gianfranco. Ma dato che... Non c'è il bicchiere. Non fa niente, vado a canna. O sai perché mi commuove? Un servitore dello Stato che per 7 anni vive in un bunker con i figlioli che crescevano, e i figlioli hanno avuto il segno di un padre che è vissuto in quella maniera. Tu devi pensare che stava in questo bunker, arrivò, adesso non c'è più, perché io so tutto. Il questore di Palermo gli hanno detto: pure qui ti ammazzano a te. Come? Lo levarono da questo appartamento che stava incontro allo stadio e lo portarono in un campo, in un aeroporto, per nasconderlo. 7 anni! Capito? E il cittadino italiano deve essere riconoscente a un servitore dello Stato come questo. Andiamo avanti. Il socialismo è un progetto in divenire, non è mai pragmatico. Non a caso c'è stato il socialismo di Giolitti, che non era un socialista, il socialismo di Mussolini, il socialismo di Nenni e il mio. Non ci sarà mai il socialismo dei Martelli e degli Amato. Ci può essere il tuo, ma a te t'ammazzano perché hai capito come si fa la rivoluzione. Queste sono state le parole di Bettino Craxi a me prima di morire. Non lo sapevo. No. Lo so. Lo so. Mo te racconto il resto, se vuoi. Certo. Andiamo avanti, questi già contano. Ecco qua. Io sono stato il più grande nemico di Craxi. Io ho sparato addosso delle cannonate, delle bazzuccate che non hai idea. Ma quando si parlò di me 10 anni fa come sindaco di Milano, andai da lui e mi fece chiamare. E ci incontrammo. Siamo stati 6 giorni in riva al mare, a 50 chilometri da Mamet, perché non voleva compromettermi con l'incontro. Mi ha raccontato tutto. Io so tutto, chiaro? E mi disse: che ne pensi di quello che sta accadendo? Io la sera in un ristorante me lo ricordo con un brivido, perché era tutto blu. Ed eravamo in compagnia di 2 signore, tirai fuori un mio progetto politico in 4 punti. Il movimento si chiamava Quarta Generazione. Lui fece un salto sulla sedia e mi disse: Gianfranco, ma mi stai obbligando a contare? Certo, voglio che tu conti, Bettino. Come devo contare? Da oggi. 80, 60, 40, 20. Vuoi fare fuori tutti i vecchi? Bravo. Gli altri punti li discutemmo. Mi disse anche come rifonderesti il Partito Socialista. Andrei di scena con un garofano bianco e direi ai superstiti che si sono dispersi in tutti i partiti: quando staremo al 14% lo diventerà rosso. E avremo nuovamente l'ago della bilancia in mano. Gli feci il mio progetto anticrimine, il mio progetto marketing,
e il mio progetto di ristrutturazione del Parlamento, sia deputati che Senato, il mio progetto giovani. Non dico giovani, ultima generazione, perché appena dici giovani gli porti sfiga, nessuno ha mai fatto un cazzo per i giovani. Mai, mai! Né per i meridioni. Ritornai in Italia e mi disse: devi rifondare il Partito Socialista. Perché io? Primo, perché la tua idea è geniale. Secondo, perché sei il mio vero nemico e sei credibile. Non riesco a capire perché mi abbiano mandato Vespa a intervistare. Tu dovevi venire, perché tu sei credibile. Aveva le lacrime agli occhi. E ci salutammo, fermo restando le sue colpe, con questa frase: ci sono sempre gli sgherri che impediscono i migliori incontri nella vita di un politico. Tornai in Italia e mi sono pinciato col cuore. Voglia puttana. Poi feci un giro d'orizzonte. Incontrai De Michelis, incontrai altre persone, incontrai i figli, sia Bobbo che Stefania. Vorrei sottolineare la figura di Stefania, che è una bambina che ha amato disperatamente il padre. Dopo aver incontrato tutti, cominciai a parlare di un'eventuale riunione al Teatro Nuovo a fine stagione televisiva. Capì che non me volevano, perché ognuno di loro aveva in mente una propria carriera. Lì ci sarebbe voluto il suo intervento. Devo dire che lui mi disse: vuoi i miei figli per raccogliere le firme? Io dissi: no, Bettina, presto, è presto. Di tutto questo c'è la prova, se no non te l'avrei raccontato. Primo, l'ANSA gli telefonò. L'agenzia. L'agenzia, certo. Vedi che ti dico cose che non ho mai detto a nessuno. L'agenzia gli telefonò, l'ANSA, e disse: scusi, ma è vero che lei ha ricevuto il più grande nemico della sua vita? E lui disse: Funari, c'ho ancora tutte le... queste sono le precise parole. C'ho ancora tutte le cicatrici e i lividi che Funari mi ha fatto. Ma Funari ha fatto prima la cronaca. Dopo anni è venuto da me, perché fare con me la storia è una cosa diversa. Questa è la mia storia con Bettino Craxi. Prego. La vecchiaia è orrenda, mi fa schifo. Questo c'ha un po' di prostata, vista la posizione. Gli dolgono i reni, però anche la solitudine, per cui lo Stato, sia a livello di pronto soccorso che di assistenza, deve salvaguardarlo. Perché il vecchio è tenero, non buono, perché il vecchio è pure cattivo, eh? Certo. Perché da vecchio, è inutile che guardate adesso, i vecchi sono cattivi, perché, io dico io, perché diventano macroscopici. Pregi e difetti. Stavo da un medico, c'erano 12 vecchi a Luano. Aspetta il medico, arrivo uno tutto sporco di graso, dice: me fate passare che devo andare a lavorare. Ah, ci siamo prima noi, non ti dico quello che ho fatto a quei vecchi. Ho detto che questo devo andare a lavorare, tutti i sozzoni che andate a fare la passeggiata sul lungomare. E il medico ci dice: hai fatto bene, gli dovevi pure menare. Siete comprensivi voi vecchi, avete vissuto con i giovani e viceversa. Andiamo avanti. Prego. Quello sopra è mio padre.
e quella sotto mamma. Io rassomiglio da morire a mio padre, ma ho rassomigliato a mio padre fino a 60 anni. Poi mi sono pentito e ho rassomigliato a mamma, così dicono tutti. Che assurdità! Nessuno ci crede, ma è vero! Certo! Sì, vede, mamma, i capelli, papà, povero papà, a 98 anni è morto incazzato. Perché mi diceva, voglio vedere come vai a finire, voglio vedere come vai a finire, voglio vedere, a te ti ammazzano, perché pure lui. Povero papà, gli è tanto dispiaciuto, ma gli dava proprio fastidio, pure a me. Mo vengo, aspetta un altro po'. Ecco. Dai, andiamo. Allora, no, adesso noi ci fermiamo. Sì, che famo? Ci fermiamo. Perché? Perché c'è la pubblicità. Ah, ma capirai, te la lancio io? Sì, molto volentieri. Sì. Però voglio dire che quando torniamo, quando torneremo, Gianfranco ci mostra altre tre o quattro immagini di un calendario. Un calendario che lui ha fatto con delle motivazioni molto particolari. Un calendario sul quale, sì, c'è da vedere, c'è da appuntarsi le date. E c'è da leggere. E c'è da leggere e c'è da riflettere. A tra poco col senso della vita, ma... Il calendario. No, Alice, lancia la pubblicità. Ah, sì! Mi raccomando, italiani, cittadini, telespettatori, abbiate il rispetto della pubblicità, perché la pubblicità è la sua libertà, la mia libertà. Senza pubblicità non esisterebbe la televisione commerciale, e senza televisione commerciale lor signori farebbero quello che cazzo io pare. Un discreto lancio, a tra poco. Bentornati amici degli spettatori, siamo ancora con Gianfranco Funari che ci ha regalato tante riflessioni, tanti pensieri con l'intervista fotografica che ha preceduto questo momento, ma è anche qui perché vuole presentare una importante sua iniziativa. Possiamo mandare l'immagine della copertina, per favore? Ecco, questo è il calendario di cui ora parleremo, che Gianfranco Funari ha realizzato con una prefazione di Giancarlo Caselli, con dei virgolettati di Marco Travaglio, eccetera, eccetera. Un calendario che va da marzo 2007 a febbraio 2008. E adesso infatti ne vedremo... Perché noi italiani non abbiamo memoria storica, se scordiamo. Allora io voglio che gli italiani c'hanno il calendario e dicono chi ci ha fregato nel mese d'aprile, che è successo? Ah, addirittura, un promemoria. Un promemoria. Allora, però voglio ricordare anche che chi volesse avere questo calendario lo può avere solo attraverso... la chiamata a questo numero verde che è 800 23 74 59, ripeto, un numero verde quindi non costa niente la chiamata, 800 23 74 59, e tutto quello che sarà il ricavato va a questi ragazzi che si chiamano società aiuto. Che significa? Sei anziano, nessuno ti accompagna a trovare i figli, telefonate a questi ragazzi, vi accompagnano. Dovete andare dal medico, vi accompagnano, vi danno un'assistenza anche psicologica e psichiatrica se avete delle difficoltà psicomotorie, vi portano a fare le terapie. Io ci tengo a tagliare la mano. Sì, io ormai non c'ho più una vita, mi hanno distrutto la vita a forza di cacciarmi via. Allora faccio queste cose. Vediamo alcuni stralci di questo calendario. Non è vero, però a pensarci bene, qualche soldo ce l'ho ancora. Sì, io non ti ho detto niente, però. Sì. Prego. Maggio. Più lo mandi giù, più ti tira su. Chi è questo? È Calvi. Che hanno detto che si è impiccato da solo sotto al ponte. Ponte dei Frati Neri. Se è roba da ride fino a domani. In più è legata a una tazzina di caffè che c'ha a che fare Sindona, che non si è fatto da solo, gli hanno proprio portato. Quindi è proprio il periodo storico di gente che scompare misteriosamente. Andiamo avanti. Prego. Aprile. Ah, questi sono i furbetti del quartiere. Quelli che in borsa tentavano le scalate, come tu vedi, quello è il palanzolo della borsa. Però non entrano dal portone, entrano tutti dalla finestra. Ma com'è? Come il tapparella. È come il bravo! Pensa che quando
quando l'hai intervistato, io ci avevo indovinato, pure il Tapparella saliva da lì. Dai, andiamo avanti. Prego. Marzo, quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante, ci aiuta ad essere coraggiosi. Allora, scrivo nel 70 uno spettacolo intitolato C'è un cadavere nell'armadio a Moro. Faccio due conti col comportamento tra cattolici e gente di sinistra e dico ammazzeranno Moro. Io, nello spettacolo, c'ho ancora i testi, eh? Passa qualche tempo, rapiscono Moro. Dove? A Via Fani. Io abitavo, indovina dove? A Via dei Giornalisti, angolo Via Fani. Due indizi. Terzo, lasciano Moro a Via Gaetani, angolo Via dei Funari. Mio padre, per sei mesi, non ha vissuto più. Ogni volta che sentiva il campanello sono venuto arrestato. Ma mica scherzo, eh? Sì. Erano tre indizi che potevano veramente... E quindi sono legato al ricordo di quest'uomo, di cui io so un particolare, la riservatezza. Moro non si è mai fatto la barba davanti alla moglie. Tu pensa a quest'uomo quello che deve aver sofferto nella prigionia delle Brigate Rosse. Quel detto, quando si dice la verità ci aiuta ad essere coraggiosi, mi è entrato nel cuore... Ed è un uomo che io stimo moltissimo. E l'ho riportato su questa immagine che vede te in luogo di Aldo Moro. Sì, con tutto il cuore. Perché gli volevo dare la sensazione alla famiglia del mio grande ricordo. Ricordatevelo quest'uomo. Prego. Dio crea, Cirio consegna. Allora, scusa un attimo. Questa è particolare, è bizzarra. In questa foto Morena sembra un po' la signora Bobbit, perché tutto rosso sulle pudenda, sì. È come se avesse estirpato, diciamo, il trastullo. E... No, non ha estirpato il trastullo. Ecco. Ma te dirò di più, che quando ho fatto sti scatti... Qualche uomo si è allontanato, ma non c'era una donna che si è allontanata durante gli scatti fotografici. Beh, certo, è al pomodoro e anche... Giudiziaria. Va bene? Io vi ricordo, numero verde 823 74 59. Potrete avere questo calendario, non solo vedere le immagini, non solo leggere questi claim di riflessione importanti, ma leggere dietro ad ogni pagina quello che è il pensiero, la riflessione... Sì. L'ultimo appello, aiutatemi ad aiutare questi ragazzi, vi prego, io non posso. Aiutatelo ad aiutare questi ragazzi che aiutano degli anziani. Esatto. No, anche i bambini, anche bambini. Se hanno bisogno di terapia, li accompagnano anche loro. A proposito di ragazzi, sì. Noi nella trasmissione Il senso della guida seguiamo due scuole, il Cartesio Luxemburg e il Giulio Cesare di Roma. Sì. Sono ragazzi dell'ultimo anno. Sì. Allora, la scorsa settimana Lina di Confine ha raccontato l'incontro tra i ragazzi della terza H del Giulio Cesare e i ragazzi dell'Istituto Cartesio Luxemburg di Roma. Oggi sono presenti in studio con noi, se non sbaglio, benvenuti, grazie per essere qui, la preside Ida Paladino, buonasera signora dell'Istituto Cartesio, e alcuni studenti delle due scuole. Questa sera rivolgeremo l'attenzione, Gianfranco, sì, a una delle tante problematiche dell'età giovanile, sì, che è le droghe e l'alcol. Linea di Confine. Fumano la mattina, io strillo, quando si fanno qualche cosa io strillo, se fumano ogni mezz'ora vengono qua io strillo. Io no, per fortuna non me ne fumo le gambe. L'ho provato, voglio sinceramente, l'ho provato, però l'ho capito che era una stronzata. Infatti io rimango sempre sul classico, sigaretta. Ecco, io mi preoccuperei ancora di più dell'aspetto alcolismo. No, vabbè, birra, il vino, mi piace, però sempre quando si tocca bere. Non è che sono il tipo che va la mattina, no, bella birra, no, bella birra. Nel nostro potere purtroppo non c'è
il fatto di dover comunicare alla famiglia che il ragazzo potrebbe farsi uno spinello o potrebbe usufruire di bevande alcoliche. Questo è un altro grosso problema. E quando ammischi fumo e alcol è un casino. È una moda, come le sigarette. Poi non stanno controllate. Io per fortuna le so controllate. Alle feste per divertirmi, per allegrare le feste, perché sennò è tutta triste che si chiama a ballare. Mi è capitata la prima festa che stavo io, l'unico che beveva, c'erano i Bagardi, che erano schifo. Mi sono dovuto bere 200, la gente che stava là a ballare, che cazzo ne aspetta? Quello del Chihuahua, ecco, a ballare Chihuahua, hanno messo Bob Marley, tutti gli altri tipo si stavano. Cioè, Bob Marley balla, non devi ballare Chihuahua, devi ballare Bob Marley, cioè, è fatta apposta. Però se è una cosa che ti deve portare a un... cioè, diventa una fissa. Che peggiora di giorno in giorno, nel senso che tu magari passi a cose come cocaina e eroina, allora là non va bene. Infatti bisogna muoversi con molta cautela, perché c'è il genitore che accetta l'informazione e c'è il genitore che la rifiuta probabilmente per non volerla accettare e farla sua. Questo è il nostro dramma. Questo è il contributo che Barbara De Simone, Tiziana Orsini, Sonia Brucanelli... E stronzate ne ha fatte 3.000! E me son pentito. Volete aggiungere qualcosa? Avete il microfono lì. Prego, prego. Il microfono c'è, ma nient'altro da aggiungere. Ha perfettamente ragione. Ti ritroveremo alla fine di questa puntata. A far che? Beh, intanto te ritroviamo vivo già in passo avanti, perché da quello che dici. Comunque ti ritroveremo vivo alla fine di questa puntata. Tra poco incontreremo Cesare Cremonini, ma ora è il momento, prego, della verità profonda del maestro Flavio Oreglio. Prego. Grazie. Grazie.